L'associazione degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti a Imola si costituì ufficialmente l'11 febbraio del 1962 in un'assemblea nel ridotto del Teatro Comunale ed ebbe come prima sede il Palazzo della Pretura in via Cavour 84. In realtà Ezio Serantoni, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Imolese, si occupò fin dal 1945 di seguire l'attività delle associazioni a tutela dei perseguitati politici, dei familiari dei caduti, degli internati e dei deportati, anche se, almeno fino alla fine degli anni 60, l'ANED non figura tra le sigle delle associazioni combattentistiche, per esempio in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Successivamente il primo presidente fu Vero Vannini, al quale sono subentrati Vittoriano Zaccherini, Virginia Manaresi e Roberta Dall'Osso, attualmente in carica. 27 sono i deportati nei cosiddetti KZ, di cui 16 i deceduti, 12 i deportati rimasti nel campo di smistamento di Bolzano. I lavoratori coatti sono invece 201, di cui 14 i deceduti. Questo lavoro è dedicato ai sopravvissuti, che con la loro testimonianza hanno contribuito ad esorcizzare e disinnescare dal bagaglio mentale e culturale quell'odio che, anche inconsapevolmente, alberga in ognuno di noi. Come, diciamo così, nel SAP di città, dove distribuivo un po' di stampa, qualche spiata, insomma. Eravamo in casa la sera, così arrivò la Brigata Nera con i tedeschi e ci venne a prendere. Il 29 novembre 1944, che sento suonare il campanello, chi c'era in fondo alle scale che mi aspettava? Due persone della Brigata Nera. Vabbè, scendo. Già però mi avevano avvertito che una mia compagna di scuola aveva fatto la spia che io ero una partigiana. Una notte sono arrivati i fascisti, ci hanno prelevato io e mio fratello e ci hanno portato in Rocca. E lì ci furono gli interrogatori, anche abbastanza dolorosi, perché poi quando c'hai lì tutto lo staff della Brigata Nera, più il tedesco, lì, gente che conoscevi, perché non era mica uno di questi che poi era nel camion, faceva il falegname, ma nella mia strada, quindi lo vedevo tutti i giorni, non è che lo vedessi una volta ogni tanto. Quindi, che ti dici devi pestare lì, ma lì c'è il fuoco, devi pestare lì, pure ti mette dentro al coso e ti mette la rivoltella in bocca e poi devi dirmi chi è stato. Arrivo alle carceri, c'era un signore che mi ha interrogato mettendomi la rivoltella qui alla tempia. E uno si divertiva a picchiarmi, in modo tale che sono stata 3 giorni in carcere a Imola e ho preso più botte di 4 mesi di campo di concentramento. Si arriva a San Giovanni in Monte, ma siamo rimasti a San Giovanni in Monte fino al 22 di dicembre. I primi di gennaio del 1945 fummo caricati in dei carri bestiame, piombati naturalmente, e ci diedero allora una scatoletta con un mezzo pane tedesco, ci caricarono in questi carri, io ero in un vagone di circa 80 persone. Ci abbiamo messo 5 giorni per andare a Matanza, quindi lì si faceva tutto. Che eravamo
una cinquantina dentro questo carro bestiame. Nessuno di noi sapeva che cosa voleva dire, che cos'era Mauthausen. Ci mettevano inquadrati e il comandante del campo e i pseudomedici selezionavano chi era in grado di poter fare, di produrre ciò che nei campi si doveva fare. Fatta la selezione, ci hanno mandato giù per una scala che erano i servizi, i bagni. Ci hanno fatto il bagno, rasati completamente da qualunque parte e in mezzo alla testa ci hanno fatto una riga con il rasoio. Io non ero assieme a tutti i miei compagni, io del gruppo di Imola ero assieme solo a Vannini, a un compagno, perché dividevano anche i gruppi per poter spersonalizzare la persona. Purtroppo all'appello non risposi, ero un russo che faceva l'appello, non risposi precisamente, naturalmente non è che mi chiamassero Zaccherini Vittoriano, io avevo il 115.778, un triangolo rosso e un IT, che voleva dire che il triangolo rosso voleva dire che ero un politico. E lì la provenienza. Considerate che il 115.778 in russo era Stiopetnasi Semestargiziocio. Ecco, questo qui era un modo come un altro per poter annientare le persone, spersonalizzare. In qualunque modo era un modo per poter mettere in condizione i deportati di non essere più uomini. E sono solo delle larve e nient'altro. Il capo era un criminale comune tedesco, tolto dalle galere, che aveva facoltà di fare qualunque cosa sui deportati. Mi chiama fuori dalla riga, dall'appello, dove prima della zuppa, della cena serale, mi chiama fuori e naturalmente lui in tedesco mi vengono ordinate 20 gommati. Il gum era una specie di tubo di gomma pieno di fili di piombo. Mi vengono date queste, avevano questi 20 gommati, avevano, ogni baracca aveva un sgabellino che uno si metteva a bocconi e cominciavano a dare queste nervate che dopo 3 o 4 uno sviene. E di lì cominciò la tragedia, se non la notte c'era rumore, allora ti mandavano fuori perché i capò, quindi c'erano i ghiaccioli che toccavano per terra, quindi insomma eravamo nudi praticamente, perché poi quando abbiamo fatto questo bagno così, uno prendeva due giacche, l'altro aveva due paio di pantaloni, quelle cose, le righe, di zocco, quindi praticamente dopo dovevamo cambiarle. E io invece cercavo il capo, il comandante, che era un ucraino che era andato nell'SS, cercavo un barbiere e uno che gli pulisse la camera. Io facevo il barbiere, quindi e gli pulivo la stanza. La mattina vado là, lui fa colazione, io prendo tutta la mia roba, la metto lì sul lavabo. E dopo aver fatto tutto la barba, lui mi dà uno straccio di cui io pensavo che mia madre aveva una cosa così, lo bagnava in una, adesso io dico cenere ma non era, si chiamava un altro nome che non mi viene, io bagno questa cosa qui e lo bagno nell'acqua e comincio a sfregare. Non l'avessi mai fatto questa cosa, perché sembrava che gli avessi ammazzato la madre. Io sono stato lì 15 giorni, di cui non,
succhiavano, non riuscivo a mangiare perché avevo preso tante di quelle botte. Che... Rimanevo lì un po' di giorni e andammo a Gusen. E a Gusen noi lavoravamo alla Messerschmitt. Facevamo gli sportelloni per gli apparecchi. Quindi io battevo le stecche perché non ero capace di farle. Mio fratello con la pinza le cosava. E lì mi prese un'infezione in un piede dove mi venne fuori queste, che c'ho ancora i buchi qui, quattro, uno qui, qui, qua e qua. E non volevo domandare di andare in infermeria perché era troppo pericoloso. Quindi la mattina cercavo di pulirli così con un pacchetto, probabilmente con una cosa di questo genere qua, poi no, solo che dopo un po' di giorni mi venne una febbre e quello che comandava lì dove lavoravamo, che il capo, che era un po' lacco, ma una brava persona, era una brava persona, mi fece sdraiare lì sotto il bancone e però mi disse che il giorno dopo lui non si prendeva più queste responsabilità. E difatti rimasi e ebbi la fortuna che non mi mandarono in infermeria. Stavo in baracca, ma dovevo pulire il campo, dovevo fare queste cose qua, insomma. Era tutto un dramma, insomma, tutte le mattine quando ti alzavi e venivi fuori, c'era sempre tre o quattro persone da portare al crematorio perché erano lì, erano morti, insomma. Oppure vedere qualcuno che si butta contro ai fili spinati, perché non ne può più. Qualcuno che porta sulla pietra e domanda una sigaretta e poi si butta giù. Sono cose viste, vissute, quindi non raccontano mica uno. Si chiamano tutti fuori, tipo adunata, tutti fuori, e cosa ci sarà? Vabbè, vedremo. E infatti abbiamo visto, c'era una signora, che fra l'altro era ebrea, che l'avevano fatta uscire solo con la camicia nera e l'hanno fatto attraversare tutto il campo e noi eravamo tutti in adunata a guardare sta signora che poi proseguiva, che era senza scarpe, aveva proprio solo sta camicia che la copriva. E calci sul sedere e botte con il calcio del fucile, insomma la tormentavano, vabbè. Questo sembra che passi, e infatti si passa, vado dentro. Cosa avevano fatto? Avevano mandato dentro tutte le donne e gli uomini li avevano lasciati fuori e ha fatto passare questa signora nuda per il campo. Quando sua figlia ha visto tutto sto lavoro, che soffriva di cuore, è morta. Ed era nipotina, poi non abbiamo saputo più niente di come sia andata a finire. E a Mauthausen c'erano praticamente solo due lavori da fare. C'era la cava e i servizi generali. In cava trovai un russo perché si lavorava in coppia. Uno estraeva il materiale e uno con i carrelli li mandava, che in fondo alla cava c'era una piccola ferrovia che entrava per caricare il materiale che noi estraevamo dalla roccia. Mi sembrava una persona anziana, aveva 35 anni, allora nella nostra gioventù vedevamo uno della certa età, e mi disse subito: perché a Mauthausen si moriva, sì, di stenti, di fucilazioni, sulla scala della morte, si moriva, si passava spesso per le camere a gas, ma si moriva di dissenteria. E lui mi disse, se te la mattina, come scendi, che vieni in cava, passavamo davanti a dei mucchi di carbone, di antracite, e in mezzo a questi carboni c'erano dei pezzi di antracite più opachi. Se te riesci a mandare giù un pezzo di carbone tutte le mattine, e lì ti stagni, ti salvi. Come di fatto io
non ho mai avuto dicenteria e sono arrivato alla liberazione del campo il 5 maggio, quando gli americani mi misero sulla bilancia, io ero 28 kg esatti. La scala della morte, che noi la facevamo andando al lavoro, ma principalmente era usata per eliminare i deportati, specialmente gli ebrei che sono arrivati, che si sono salvati ad Auschwitz. Era fatto in un modo, perché lì è stata sistemata dopo, era fatto in un modo che c'era un gradino alto, uno basso, uno lungo e uno stretto, in modo che si facesse fatica a farla. Venivano mandati su e giù per le scale con un sasso sulla schiena, una specie di sgabello, finché naturalmente non erano in grado, non gliela facevano, ruzzolavano giù, e le SS in cima con le mitragliatrici gli sparavano, che dicevano il famoso tiro al piccione, che in fondo alla scala poi c'è quella lapide che accenna, che ne parla del trattamento che avevano. Himmler aveva dato l'ordine al comandante del nostro campo, Zierich, di eliminarci tutti. Le camere a gas andavano tutti i giorni in continuazione, però i forni crematori non riuscivano a smaltire i cadaveri che le camere a gas facevano. Perciò, come difatti, alla liberazione del campo, a Mauthausen ci sono stati più di 2000 cadaveri che hanno poi sistemato in delle fosse comuni. La vita del campo consisteva in questo. La sveglia la mattina era alle 4. Dalle 4 alle 6 c'era l'appello, nella Park Place c'era l'appello. E dalle 6 di mattino alle 6 di sera c'era il lavoro secondo dove andavi a lavorare. Io ho lavorato un mese e mezzo a Gusen alla Steyr, ma come tempi era uguale a quello di Mauthausen, solo che alla Steyr lavoravi in delle baracche che il freddo c'era relativamente. A Mauthausen, lavorando in cava, eravamo con i vestiti che avevamo, potete immaginarvi dove eravamo. Un paio di calzoni a righe, e una giacca, non è che sotto avessimo le mutandine, la maglina di lana, tutte quelle cose lì. La mattina, tre quarti di broda, che loro chiamavano caffè, che era acqua di buono, era che era calda, che naturalmente con le temperature che avevamo noi la mandavamo giù. A mezzogiorno davano la zuppa, che loro chiamavano zuppa, che era praticamente dei pezzi di verdura. Abbiamo trovato delle bucce di patata, qualche cosa c'era. Alla sera, quando andavi al campo, ti davano quel pezzettino di pane con una fettina di salame. E la sera ti davano insetti, questo pane che era così, era da dividere, ma si mettevano in fila per sette e lo davano al primo. Tu capisci che lo dovevamo tagliare noi, sto pane. Quindi c'era quello che era un po' più... Ti voltavi e poi chiamavi tu, ma lì c'era un polacco, c'era un russo, quindi non si capiva mai che gare. Quindi poi, se non stavi attento, uno te lo prendeva, scappava, non lo trovavi più, insomma. Era sempre un po' un dramma questo fatto di dividere il pane. Si parlava, ma non c'era un rapporto di amicizia, perché anche l'amico che era con te, se io in genere il pane, quel po' di pane che ti dava, magari andava a mangiarlo in baracca, ma andava a letto, hai capito? Io avevo gli zoccoli, quindi non è che avessi il mondo per levarmi le scarpe. Avevo appoggiato il pane lì, ho fatto così, il pane non c'era più, per dirti, ecco, insomma. Quando si andava in bagno, si cercava di prendere su l'erba,
questa che non era mica radichi, era questo, questa erba, e la mettevamo, cercavamo di cuocerla, con, dato che avevano, c'era l'esercitano, mettevano una resistenza dentro un barattolo, mettevano l'acqua e cose, e bolliva, e si mangiava. Si andava a lavorare alle 8 del mattino, a mezzogiorno ti davano la brodaglietta da mangiare e rientravi alle 8, diversamente andavi a mezzogiorno e uscivi a mezzanotte, a seconda delle loro necessità, perché delle volte ti facevano anche fare qualche cosa in più, da dire. Quindi sì, ti davano la tua, dovevi adoperare giudizio, perché poi succedeva che se che chiedevano, c'è qualcuno che è stato poco bene? E allora, o sì o no, se tu dicevi sì, vabbè, ti davano bene da mangiare. Se dicevi no, allora ti davano la tua ciotola piena di un liquido che delle volte c'era nel fondo qualche pezzettino di patata, non so, forse qualcuno poteva averne preso di più, ricevuto, non preso, perché e qualcuno di meno, oppure qualche chicco di riso, ma però proprio ci voleva il cucchiaio, ecco, che poi non l'avevi, ti attaccavi alla ciotola e reso a posto, ecco. E una volta ci hanno offerto delle uova sode come regalo, loro hanno detto dare a qualcuno, a quelli che sono di vostra conoscenza, più vicini, ecco. Allora, infatti, allora invece di dire dare a chi le vuoi, dicono chi fa più lavoro, diamo un uovo sodo. Vabbè, allora chi fa più lavoro? Come si fa a fare più lavoro, che eravamo obbligati a fare un certo numero di lavoro, se non riuscivi a farlo c'era anche la penitenza? E dici, come fai? Allora io faccio, adesso vedrai che lo trovo io il sistema. Siccome noi, cioè io, una parte di noi eravamo nella rettifica di questi oggetti, un po' più davanti, che c'era fra l'altro una specie di ufficio che ci divideva, c'era la smerigliatura. Vabbè, cosa faccio? Vado a prendere, siccome non c'erano i dipendenti a quell'orario che c'eravamo noi, adesso vado a prendere il lavoro di qua, che era già, per loro era già stato giudicato. Ho preso il lavoro fatto e poi me lo sono portato nel mio tavolo e mi sono guadagnata l'uovo. Ecco, fatto bene, fatto male. Se ti, per caso ti mettevi seduto un attimo lì in terra, se passavano loro erano guai, ecco, dovevi stare sempre in piedi. E c'era chi aveva la macchina che poteva appoggiarsi il gomito, ma c'era anche chi aveva la macchina che non aveva la possibilità. Quindi dovevi stare insomma 12 ore in piedi, questo è il fatto. Quindi, cioè uno dice, oh beh, vabbè, prova e poi vedrai. Mentre ero a lavorare, passano i tedeschi o la brigata nera, a seconda di chi era in servizio in quel momento, e dice pronti, si va al bagno. Si va al bagno, vabbè. Allora dico, voglio andare al bagno anch'io. Ecco, perché il bagno era un capannotto con una sbarra di legno, coperto però. Con una sbarra di legno, tu ti appoggiavi alla sbarra di legno, facevi i fatti tuoi, cadevano nel fiume. L'avevano fatto in riva al fiume, che era fuori dalla galleria. E vabbè, almeno vado a vedere il cielo, vado tranquillo. Quando arrivo al bagno, chiamiamolo così, non avevo nessuna necessità. Comunque sono andata dentro lo stesso, ho perso il tempo della vicina che avevo vicino, perché c'erano due posti, uno vicino, cioè non eri libero, c'erano due posti, vabbè, ho aspettato il suo tempo, poi siamo usciti. Quando sono usciti, la mia vicina che aveva fatto le sue necessità, è andato tutto bene. Io che ero uscita senza avere bisogno, proprio, e poi non bevevi, non mangiavi, cosa ho fatto? Sono ritornata al mio posto con dei gran calci sul sedere, perché ero andata che non ne avevo bisogno.
se mi scappava di andare a fare pipì, andavo invece di andare ai gabinetti, perché poi invece di andare ai gabinetti, che dovevi attraversare tutto il campo ed era freddo, allora te andavi dietro alla baracca e facevi pipì lì. Ma però se ti beccavano prendevi delle legnate. E una volta le ho prese, ecco. Se uno moriva non è che lo portavano via subito, lo stendevano lì dietro alla baracca, te se andavi fuori ti capitava anche di pestarli. Ma non ci facevi più caso, perché praticamente vivevi la vita del campo, ecco, te non pensavi più a niente. L'unica cosa che pensavi era quella di dire devo tenere duro se voglio andare a casa. Questa era l'unica cosa che, almeno io, ma anche mio fratello, però mio fratello era tutto peggio. Ero io che incoraggiavo lui, che gli dicevo guarda che ormai siamo alla fine, tieni ancora duro. Cioè mio fratello, se non ci fosse stato io, non che mi voglio vantare, ci mancherebbe altro, ma se non ci fosse stato io, lui non sarebbe venuto a casa, l'ha detto anche lui. Mezz'ora prima c'eri, mezz'ora dopo non c'eri più. Facevi una cosa sbagliata, prendevi le botte. Non facevi la produzione, prendevi le botte. Non stavi in fila, prendevi le botte. Quando c'era il cambio del turno, dormivamo, i castelli erano 1 e 2 e 3, però ce ne stava uno per castello, per quando c'era il cambio del turno eravamo 2, 4, 6. Al mattino mi sono svegliato che quello che lì di fianco a me era morto, ecco. Questo me lo ricordo ancora. Tu a un certo momento ti adegui, Non è che tu vedi uno all'interno che piange, che lo vai a dargli una mano. Non puoi farlo, non è questione di cattiveria. Tu pensi a te stesso. Poi io, oltretutto, avevo anche mio fratello. Se ti davo riposo in blocco, eri fortunato, perché stavi in blocco, pulivi il blocco e non facevi niente. Se ti mandavano in infermiera, era facile che tu non tornavi più indietro, perché lì o ti davano della roba che ti facevano anche morire, che feopreme, ecco. Ma mi ricordo quando mio fratello marcò visita, e allora io tutto il giorno che pensavo come sarà andata. Alla sera, quando arrivo al campo, lo vedo che mi viene incontro. Un savreco, ora, proprio la verità. Perché se ti danno il riposo in blocco, era la fine. Io gli dicevo, dai, che ormai siamo alla fine. Mi ricordo un giorno gli ho detto, guarda che siamo alla fine. E lui fa, perché dove sono? E dico, sono fuori dal cancello, dal portone poi, non dal cancello. Allora lui mi dice, imbecille, una frase simile. Ecco. Come dico, non erano molto distanti però, erano proprio a qualche chilometro. Infatti, il giorno dopo fummo liberati. L'SS era andata via e poi lo vedevi perché erano tutti fuori, non c'era più la vigilanza al portone, non c'era più niente, erano andati via, perché erano tutti capo, e la gente che se li prendevano li fucilavano. E poi quelli che sono rimasti lì al campo non è che sono stati al mondo morto, perché gli ammassè di botte. Io ho preso mio fratello, l'ho tirato via, dico, te non immischiarti di niente, stiamo qua in un angolino, ci siamo salvati, se abbiamo la fortuna di andare a casa, siamo già a posto. Avevamo trovato un cavallo, avevamo trovato in una casa. Poi avevamo anche il caretto dopo avevamo trovato. Pianino eravamo arrivati all'inizio. La nostalgia di venire a casa, il desiderio di venire a casa, ci avevo spinto a uscire, ci andiamo a casa a piedi. Andiamo a casa a piedi, eravamo dopo Liz. E solo che mio fratello aveva un po' anch'io, ma lui molto, aveva la scabbia, no? la malattia della pelle. E lo mandarono in Svizzera, in ospedale, insomma, non venne a casa lui. Io rimasi lì ancora un po' e poi facevano gli americani dei camion che portavano in Italia dei deportati. Allora io decisi di prendere uno di questi camion e venire a casa. Quando sono andato a casa mia, prima che arrivasse mio fratello, che ha tardato
poi mica tanto, una ventina di giorni. Fu mia madre, mi viene con la mente adesso perché che non ci credeva, io dicevo che era il mondo e lei diceva di no. Nessuno credeva, come impossibile, i forni crematori, ma chi sapeva dei forni crematori che la gente cremava, oppure non so, le camere a gas dove così. E allora si è stato un po' senza parlare, poi pian piano magari i giornali, le interviste, Primo Levi, un po' di tutti hanno cominciato a scrivere libri. Quindi. Io sinceramente all'inizio, e credo di aver fatto bene, ho cercato di dimenticare questa cosa, però mantenendo poi fede a certi valori, insomma, che mi sembravano importanti, però avevo paura di andare in depressione, perché quando mi domandavano qualche cosa, ancora anche adesso, allora mi mettevo a piangere proprio, insomma. Mia compagna, cioè compagna sia di campo di concentramento, arriva e dice a un certo momento: oi, attente, questa sera alle 8, quando c'è il cambio della guardia, e dice c'è possibilità di scappare, nel senso che ci sono i partigiani fuori dai cancelli, quindi il cambio delle guardie c'è alle 8, sappiatevi regolare, pensate quel che desiderate fare. Cosa faccio? Ci vado, riesco tranquilla a uscire, e poi quando sono fuori dal cancello faccio: e poi adesso dove vado? E io non conosco nessuno, il posto non so quanto tempo ci occorre per andare a casa, ma già ero lì e mi è andata bene per il semplice fatto che ho sentito un braccio che mi si mette al collo e dice: dai, dai, dati una mossa, muoviti, muoviti. Io in quel momento naturalmente ho pensato, dopo che mi hanno detto c'erano i partigiani fuori, ho pensato saranno di qua, comunque sono andato e mi è andata bene perché c'erano i partigiani fuori, infatti ci hanno portati in una casa, forse in una cantina poi per l'esattezza, nella quale siamo state 2 giorni lì dentro, e poi dopo ci hanno portato coi partigiani della Val di Non. Fortunatamente passa un camion militare. Alzo la mano, faccio l'autostop e lui si ferma. Non è che potrebbe, per cortesia, ma dove deve andare? Ah, io devo andare a Bologna. Oh, oddio, guardi, scusi, io però prenderla su posso prenderla, però vado solo a Verona. Ah beh, tanto mi avvicino di più a casa. Perché dove abita? Dalle parti di Bologna, oltre Bologna. Siamo andati alla caserma di Bologna. Ah, vabbè, e adesso mi fa: oh, e adesso cosa fai? Adesso farò un altro autostop e spero che mi vada bene come questo, di conseguenza poi troverò. Non è che sono a Bozzano, che sono là a Trento, che non so da che parte andare, qui un po' a Imola ci si arriva, ci vorrà il suo tempo, ma ci si arriva. Salta fuori un ragazzino, perché poi erano tutti giovani anche loro, e i soldati militari, tutti i giovani. E loro fanno: io domattina devo andare fino a Rimini a portare degli ordini. E fanno: se voglio, certo che lo voglio. Quando sono arrivata a casa non è che abbia creato tanto entusiasmo, no, perché mia madre lavorava a Montecatone, che poi erano rimaste a casa, ed era arrivata la lettera che riaprivano nuovamente il sanatorio. Allora con questa lettera vado alla vicina, mi fai: dai Gianna, per cortesia, dimmi cosa c'è scritto qui, che non riesco a capire, che non è vero, ma chissà, forse aveva voglia di un po' di compagnia. Vabbè, la vicina aveva le persiane socchiuse, perché è stato il 13 maggio,
aveva le persiane socchiuse, si affaccia, insomma, va alla finestra per aprire le persiane per vedere bene la lettera e io sono nel cortile. E fa, Gina! Quando mia madre sente dire, Gina, crede ci sia una brutta notizia, e la poveretta sviene. Allora poi mi chiama la vicina, io corro su naturalmente, che dovevo fare le scale, e dopo, insomma, la fortuna è stata che è stata una cosa un po' leggera, nel senso, perché se era grande stucchezza me la crosossa. E no, invece dopo è andata bene, ci siamo finalmente ritrovati, riabbracciati, e dopo poco poi è arrivato anche mio padre, così la famiglia finalmente era unita, tutta viva. E all'appello con gli americani, noi nella Parplas, i superstiti, facemmo un giuramento che noi avremmo portato le nostre testimonianze per onorare chi avevamo lasciato nel campo di sterminio. È un dovere che noi abbiamo verso le nuove generazioni e verso quei compagni che abbiamo lasciato nei campi di sterminio. Questi 11 milioni di persone che sono morti per avere una vita migliore, per lottare contro il fascismo, contro il nazismo, contro chi non ci dava quella libertà che ogni persona deve avere. Per quello poi io a 17 anni decisi di andare in montagna e di lottare contro il fascismo e contro il nazismo. Ci sono ragazzi nelle scuole che mi chiedono, dopo quello che hai passato, lo rifaresti ancora? E dico sì. Se ci fossero le condizioni che c'erano allora, le rifarei. Perché io credo che ognuno di noi debba avere quella libertà di pensiero e di parola, di fare quello che si sente e di dire quello che dentro di lui c'è. Cosa che allora non si poteva fare.